recupero del PIL è proseguito ad un ritmo sostenuto anche nel terzo trimestre. Il 2021 potrebbe chiudersi con un rialzo del 6,3-6,4%, più forte di quanto previsto dal Centro Studi poco più di un mese fa. L'economia italiana tornerebbe così a livello pre-crisi già nel primo trimestre del 2022. Tuttavia, nel trimestre in corso si sta cominciando a delineare l'atteso rallentamento dovuto alla scarsità di materie prime e semilavorati e alla risalita dei contagi in Europa. Per queste ragioni la produzione industriale starà progressivamente frenando, pur mantenendo un trend di crescita. E per le stesse ragioni il nostro export di beni, già quasi appiattitosi nel terzo trimestre, rischia un impatto negativo nei mesi di fine anno. Al contrario, il rallentamento dei servizi in ottobre, segnalato dall'indice PMI, è fisiologico dopo la corsa registrata da maggio. Il settore resta infatti in recupero. Il rincaro del gas naturale in Europa, che si somma al nuovo picco toccato dal petrolio in ottobre, alimenta l'inflazione anche in Italia, che, seppur temporanea, assorbe risorse alle famiglie, rischiando di frenare la risalita in corso dei consumi. Sullo sfondo crescono le preoccupazioni per la risalita dei contagi anche in Italia.